Ah, passiamo la parola ad Armando Schi, che ha detto. Credo pochi di noi conoscano l'obiettivo di Zuccoli e poi. Sì, va, sì, grazie. Io grazie la, faccio volentieri la spiegazione sul partito. Invece volevo trarre uno spunto dall'intervento del parroco. Non so se è andato via il parroco, se è ancora qua, ecco sì. E anche dagli interventi del sindaco. Il parroco faceva un parallelismo tra religione e politica, parlando appunto dell'impegno politico a cui sono chiamati tutti i cittadini. Ecco, è un po' diverso con l'impegno religioso, nel senso che l'impegno religioso chiede al fedele appunto la fede. E quindi il tema, il paradigma del religioso e del fedele è il credere. Altra cosa, altro territorio è la politica. Nella politica il paradigma è il conoscere. E prima il sindaco parlava di polis, citando l'etimologia greca e dicendo appunto che nasce lì come proposito di città. La polis greca, così come la demokratos greca, non era fatta dal popolo, era fatta dagli aristoi, dall'aristos, cioè dai migliori, dai filosofi, cioè da coloro i quali passavano il tempo a pensare sulle cose della città. Oggi noi siamo il prodotto invece del post-rivoluzione francese, cioè la democrazia moderna è il passaggio che è avvenuto dalla corona, cioè dalla testa del re, idealmente sulla testa di ciascun cittadino che è investito della sovranità. Per portare questa corona in testa, la fede non basta, ma occorre essere autenticamente sovrani e quindi conoscere le cose. La politica, cioè i politici, quelli che abitualmente sono i politici, eccetera, sono una proiezione prima astratta e poi concreta di ciò che ciascun regnante, cioè ciascun re, ciascun cittadino sovrano che ha la corona sulla testa proietta all'esterno come suo rappresentante. Quindi è l'espressione di quello che è l'intenzione della sovranità popolare. Per questo, per essere re, occorre assumersi che cosa? La responsabilità, cioè la responsabilità. A proposito, lei parroco si ricorderà, c'è un bellissimo, una bellissima citazione di Giovanni in cui Gesù da solo con Pilato nel Tempio si trova in quella discussione meravigliosa in cui Pilato dice: allora dunque tu sei re dei giudei, e Gesù risponde: tu lo dici, io sono re, ma sono re di un mondo che tu non puoi conoscere. Tu invece sei un funzionario, cioè sei schiavo dell'imperatore di Roma e farai ciò che qua fuori le persone ti chiederanno. Dopo un po' cosa gli succede a Gesù? Va fuori e a un certo punto al popolo gli si chiede: Gesù o Barabba? Voi conoscete la risposta del popolo. Occorre per questo fare una riflessione che va molto più nel profondo di quelle che sono le schermaglie quotidiane, perché quelle servono in una democrazia che è asservita, diciamo, a un modello oligarchico oggi europeo che ti fa credere che le persone contino qualcosa, in realtà contano poco e nulla, così come conta poco e nulla il nostro Parlamento, mi dispiace per gli amici parlamentari, perché di fatto la sovranità dello Stato, così come la sovranità monetaria, la capacità di fare politica di bilancio, la possibilità di incidere nell'economia reale, cioè le grandi decisioni le prendono a Bruxelles pochi oligarchi, cioè poche persone, poi le proiettano nei paesi, le televisioni, i media mettono in vena delle persone, no? Avete presente questa situazione, sono una flebo, no? C'è il debito, la preoccupazione, l'euro, il tasso, tutte cose che nessuno mica sa cosa sono. Lo spread ancora oggi mica le persone sanno cos'è. Il PIL non ne parla più nessuno. Il patto di stabilità, che ne so? Cioè, questo è il punto vero. Noi abbiamo trasferito la conoscenza, il conoscere, il paradigma del sovrano, perché ciascuno di voi è sovrano, come noi ciascuno porta la corona, l'abbiamo trasferito in un'entità che non conosciamo.
la quale detta l'agenda di un Parlamento. Noi abbiamo fatto una manifestazione a luglio dell'anno scorso, quando i signori parlamentari, non tutti, non lo so, hanno votato per il fiscal compact e il MES. Noi abbiamo chiesto a questi deputati: ma voi sapete cosa state facendo? Ma nessuno sapeva niente. Ma sì, l'Europa, dobbiamo, come facciamo a non farla? E questi pagano 125 miliardi italiani per concorrere al fondo salva stati, cioè praticamente noi diamo 125 miliardi al fondo salva stati, i quali li investe in bond tedeschi, poi noi, se ne abbiamo bisogno, li chiediamo e gli paghiamo gli interessi. E i parlamentari hanno votato il cambiamento dell'articolo 81 della Costituzione. Chi lo sa cos'è l'articolo 81 della Costituzione? Nessuno. Vuol dire, è stato introdotto l'obbligo del pareggio di bilancio. Ma voi vi potete immaginare uno Stato che ha l'obbligo del pareggio di bilancio? Ma non è mica una società, uno Stato. Uno Stato è un popolo stanziato su un territorio che si dà una giurisdizione e una moneta. Non abbiamo la moneta e non abbiamo neanche più il potere di poter esercitare la nostra sovranità. Grazie. Intanto volevo ringraziare delle domande che sono spunti molto interessanti. L'uomo ha due modi per esprimersi a livello energetico: un modo è quello alto, di cuore, un modo è quello basso, di pancia. Uno è amore, l'altro è risentimento. Naturalmente queste energie, che sono energie psichiche, chi governa i processi le conosce molto bene. Se io vi dovessi dire che siamo in una prigione senza sbarre, probabilmente molti direbbero è vero. Ci sono dei prigionieri e ci sono anche dei carcerieri. Il punto è capire chi sono i carcerieri. Io ho idea che in questa prigione senza sbarre di cui ci lamentiamo, ciascuno è carceriere dell'altro e allo stesso tempo è anche prigioniero. Che cosa succede? Succede che per distrarre le masse, cioè per distrarre i processi collettivi psichici, si creano delle distrazioni, no? Che muovono quelle energie di cui vi ho parlato prima. Secondo voi, che cosa si muove prima? Quella di cuore o quella di pancia, quando uno ha una reazione? Di pancia. Allora, se si muove quella di pancia, che cos'è che vuol dire? Vuol dire che io devo distrarre te dal tuo bene supremo. E come diceva una vecchia scrittura di Dante, il diavolo è disposto, purché tu non abbia il tuo bene, così come Dio ha voluto, di indurti anche a pregare. Quindi ti distrae dal tuo bene e ti dirà: ah, stai facendo il tuo bene, stai attento perché non stai pregando. Allora, che cosa succede? Succede che tutta l'attenzione psichica viene indicata, ad esempio, nelle cose che abbiamo detto prima. Cioè, si muove quella parte bassa e si dice: ah, i privilegi, bisogna togliere questo, bisogna togliere quello, bisogna togliere quell'altro. Immediatamente l'energia psichica reagisce, no? Va di pancia e dice: sì, sì. Ma non ti dicono cosa tu vuoi avere per te. Cioè, l'energia non è concentrata a dirti: tu quanto di più vuoi avere? Tu quante opportunità in più meriti? Tu quante cose hai diritto? E come possiamo risolvere i tuoi problemi? No, perché tutta la distrazione viene concentrata con l'energia su un fatto specifico che muove un'energia più bassa e diretta. Se si muovesse l'energia alta, noi saremmo qui a parlare di cose che sono per ciascuno il proprio bene supremo. Il ragazzo ha fatto il discorso sul lavoro, e sul lavoro occorre ovviamente rispondere in modo positivo, propositivo. Ma come fa a rispondere in modo positivo e propositivo una classe dirigente a cui mancano le leve per dare una risposta? Cioè, si parlava prima di legge finanziaria, di legge di stabilità, non ci sono male. Infatti noi qua abbiamo i nostri amici parlamentari che con grande umiltà, devo dire, hanno detto: insomma, noi facciamo quello che possiamo, ma di fatto abbiamo delle strettoie e non riusciamo a dare delle risposte. Il lavoro com'è che si produce? Si mette in moto creando beni e servizi. Questi beni e servizi hanno bisogno di una domanda. In un paese che ha una pressione fiscale altissima come la nostra, che è fatta, come diceva il signore molto informato laggiù in fondo parlando delle banche centrali, la nostra politica fiscale è così alta perché è fatta per rastrellare denaro.
Cioè il denaro che voi avete in tasca, che viene immesso dalla Banca Centrale Europea, ci siamo fino a qua, non vorrei che vi perdeste, è molto semplice, la Banca Centrale Europea immette quegli euro che non sono nostri, sono loro, no? Perché li danno? Li danno perché in cambio lo Stato cosa emette? Titoli di debito. Vi ricordate il debito pubblico, Piero Angela, il bambino, il nipote, adesso siamo tutti indebitati, pure il futuro, eccetera. Hanno messo in testa della gente questa roba qua. Vengono emessi titoli di debito. Quindi non è che abbiamo migliorato come quando c'era la lira, abbiamo peggiorato, perché questi titoli di debito dove sono andati? Non sono più nelle tasche degli italiani che attraverso la tassazione e il regolamento che c'è con lo Stato riescono a recuperare gli interessi, no, vanno in mano a un privato. Di fatto la fiscalità manca di un contratto, cioè nessuno di voi sa qual è il contratto che c'è tra di voi e lo Stato per quanto concerne il fatto che ciascun cittadino, come dice l'articolo 53 della Costituzione, concorre al fabbisogno delle spese. Chi lo sa di preciso quant'è? Nessuno lo sa. È tutta una tombola. Per cui questa tombola viene tenuta aperta per rastrellare denaro in modo tale che si crei una sofferenza di mercato, che è tutto quello il contrario che bisognerebbe fare in una situazione di restrizione. Cioè quando il mercato cede la sua capacità di produrre beni e servizi, cosa fa lo Stato che ha come fine il bene della polis, dei cittadini? Immette in moto un meccanismo, si chiama politica anticiclica, no? Diceva Keynes, poi è rimodernata chiaramente, rimette in moto un meccanismo affinché questa curva risalga per poi mantenere un certo livello. Questa curva che può generare un piccolo picco di inflazione è sempre molto minore come incidenza rispetto alla deflazione che stiamo creando con una contrazione del patrimonio, cioè le vostre case valgono più o meno adesso? Meno. Quello che cos'è? È patrimonio, giusto? Cioè non è cosa volatile, dici quello è il mio patrimonio. Esatto. Quindi hai messo in meccanismo questa cosa in modo tale che le persone siano tutte distratte da faccende più o meno diverse che muovono questa energia. L'energia del pensiero viene annichilita, cioè viene spenta, in modo tale che la reazione sia sempre uguale. Così si crea la schiavitù. La schiavitù è quel processo che vi dicevo prima, per cui tu sei prigioniero e carceriere del tuo collega. Benissimo.